Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi faccio vedere come effettuare la ricostruzione con le tipe intere nuove fatte di gel. Vediamo tutto il procedimento preciso, vi spiego perché dovete fare tanta distanza dalla cuticola e vi do i consigli di prodotti occorrenti. Passiamo alla nostra ricostruzione. Ho già preparato le unghie, ho pulito le cuticole e ho opacizzato la superficie. Sull'altri ho steso la base e adesso metto i preparatori sull'indice. Prima nel prep, io ho nella bottiglia ma spesso sono in una boccetta. Passo con una salvietta. Dopo che si è evaporato, stendo strato di primer. Aspetto 30 secondi e vado alla base. Una base rubber strato sottile e polimerizzo 60 secondi. Oggi provo questi tip, ovvero full cover tip. Sono tip fatti di gel e ho visto che sono fatti molto bene, non come altri. Ho scelto la forma ballerina. Sono 15 misure e in tutto 240 tip opacizzati sia da dentro che fuori. Non hanno bisogno di ulteriori preparazioni, sono molto flessibili. Guardate come si piegano, quindi possono adattarsi a qualsiasi curva delle unghie. Sulla punta invece sono rigidi. Poi mi servirà anche una lampadina del genere, perché in applicazione del tip è importante che la lampadina, diciamo, sarà in modo sospeso e ho qualcuno che vi aiuta a tenerla. È di poca potenza, ma non importa perché aiuta solo a fissare le tip sulle unghie e poi servirà sempre il fornetto classico, quello normale, potente. So che queste lampadine ci sono in tutti i modi, come una torcia o come una specie di una lampada da tavolo che è ancora più comoda. Io ho trovato un modo di posizionarla così, un braccio che uso per il cellulare. La cosa molto importante è trovare la misura giusta. Provo sempre un po' distante dalla cuticola e poi vi spiego perché. Questa, per esempio, grande, esce fuori dai laterali. C'è rischio che poi gel su quale le applichiamo esce ai laterali e non va bene. Questa più piccola e giusta, copre i laterali, significa che esce dritto dai punti di crescita delle vostre unghie naturali. Provo l'altra ancora più piccola e vedete che i laterali manca un po', sono scoperti, anche se mezzo millimetro non va bene. In ogni caso, se non trovate la misura proprio quella perfetta, giusta, sempre meglio prendere una misura un pochettino più grande. Quando provate la tip sull'unghia dovete proprio schiacciarla sull'unghia con la pressione, deve essere attaccata completamente. Allora, per la distanza dovete sempre farla, non troppo, non poco, perché se mettete proprio vicino alla cuticola rischiate che il gel esce fuori e poi non riuscite a toglierlo. E spesso la curva della vostra cuticola non combacerà perfettamente con la tip. Per applicare le tip vi consiglio di usare il gel apposta per full cover tip. Vi lascio il link sotto video. Guardate come stendo il gel, strato sottili e uniformi, più o meno di lunghezza delle vostre unghie naturali. E poi metto un po' solo sopra, proprio quelle che ho sul pennello, ragazze. Molto importante che non è troppo, deve essere pochissimo. Guardate come posiziono il dito. Apro la lampadina, tengo le mani in modo che luce adesso non va sulla tip, un po' in ombra, e metto la tip. Partendo da sopra, mi raccomando, tenete dritto la tip. Quindi appoggio la parte superiore della tip sull'unghia con un po' di pressione e ricordate la distanza della cuticola. E poi appoggio resta dal tip, ma mi fermo sulla punta. Occhio, non la schiaccio fino alla fine. Tenendo forte con la pressione sulla parte superiore, metto sotto luce di lampadina. Bastano 10 secondi che tip si attacca sull'unghia e poi passo alla lampada normale, il fornetto potente. Perché mi sono fermata sulla punta? Perché il mio indice cresce in giù. Certo, potevo appoggiarla fino alla fine, ma facendo così l'unghia ricostruita va troppo giù. Così si alza un po'. Adesso vado a riempire lo spazio con stesso gel. Diciamo, non fa niente se resta questo vuoto, ma per igiene è meglio farlo. Vi faccio vedere veloce un'altra lunghia che non cresce in giù, quindi la tip schiacciamo tutta fino alla punta. E vi ho dimenticato di dire prima che non dovete lasciare le bolle d'aria quando schiacciate la tip sull'unghia.
Se qualcosa, un po' di gel, diciamo, uscito fuori un po', come per esempio un maglio laterale, lasciatelo così. E la prossima unghia dovete capire che mettete di meno gel. Certo, se è uscito troppo, quindi lasciate stare, rimuovete tutto, pulite con cleanser e fatelo di nuovo. L'importante è che la zona cuticola rimane pulita. Allora, ho tagliato la lunghezza con una semplice forbicina. E adesso limo solo la punta e il laterale. Invece, vicino alla cuticola non limo perché adesso vi faccio vedere come è meglio coprire questo spazio senza rovinare la pelle con la lima. Allora, qua devo coprire al medio, ho già coperta con gel builder, basta un piccolo goccettino. Uso di Model Ones trasparente. Prima, come facciamo con il gel, un strato di scivolamento preciso vicino alla cuticola, coprendo bene il passaggio tra il tip e l'unghia, specialmente il laterale. Poi metto una goccia sopra al centro e stendo per modo che riempire lo spazio dal tip fino a cuticola e tiro un po' giù per avere un strato uniforme. Metto il dito sotto sopra per posizionarlo bene e poi polimerizzo. Passo con il buffer mattoncino tutta la superficie per opacizzarla. Vi faccio vedere solo la foto perché ho dovuto smontarle subito per un altro video. Adesso sono pronte per il colore semipermanente. Vedete che molto veloce abbiamo effettuato la ricostruzione, ma giustamente bisogna prestare attenzione e seguire i passaggi precisi. Un po' di pratica e potete sostituire la cartina con le tip già pronte. Se vi è stato utile questo video, mettetemi un bel like e io vi saluto e noi come sempre ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao!